Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft, il Questo è il dodicesimo se non sbaglio. dodicesimo. Dodicesimo. Allora, non so se vedete che c'è un cambio. Praticamente abbiamo cambiato webcam, videocamera, Ah, e prima. quindi si vede meglio adesso, diciamo. Con i soldi del canale hai preso. Esatto. Porca boia. Esatto. Quindi, senza perderci in problemi, vi dico che 10.000 like. più possibili, vi dico. Questo qua Cos'è? è un, sì, un cetriolo, una cipolla rossa molto buona che sarà, diciamo, la penitenza ogni volta che morirò, siccome Mangi la sono cipolla? morto, sì, parecchie Oh. volte. Allora, eccoci qua, siamo all'interno della nostra casetta Me la ricordavo fabbricata. tutta quella terra lì. Ho fatto, sono andato La qua. casa di terra. Sono andato parecchio avanti, ragazzi. La casa di terra. Praticamente sono pieno, ho da udare un po' di roba, quindi andiamo a organizzare in questo episodio. Andiamo ad C'è una organizzare. porta anche tutta Sì, terra andiamo attorno. a organizzare Cos'è? la Mai vista questa roba? stanza delle chest. Casa del. Casa. Dovrò cambiare e mettere sala, perché questa è solo la prima parte, poi la stenderò in là. Come vedete, ho organizzato tutto. Perché ha messo una spada del diamante lì? Come L'unica che ho, che così fai a la riprenderla? si conserva. Come Te fai a puoi riprenderla? prendere tutto, te puoi riprenderlo quando te vuoi. Ah. Se fai col quadro invece no. Ma con questa disposizione sì. Allora qua abbiamo le frecce. Praticamente stiamo organizzando come una libreria. Poi andrò, ho già fatto una prova, quando le ceste saranno piene andrò ad aggiungere altre ceste in alto. Poi farò le scalette e porto anche quell'altra. E in su cosa c'è? Tutto In su non c'è niente ancora. giù. Boh. Qua dovrò fare tutte le ceste, come inizierò a mettere il cibo, quindi oggi andiamo a vedere di fare e finire qua. Allora, andiamo a prendere il materiale per fare le ceste. Quindi andiamo a prenderci un po' di stack di legna e betulla. Eccola qua, che bella. Abbiamo le nostre ceste. Qui c'è della terra perché ho preso le misure per le future pareti. L'armatura. Allora, quindi saltiamo una cesta, poi una, Non due, tengo niente. una, due. Questo è lo schema che ho deciso di fare, una, due, uno, due. Questi sono gli schemi che faccio. Qua facciamo così subito, qua ho già messo questo perché qua ci andrà la cesta per la terra, infatti dovrebbe essere uno. Uno. Andiamo a riprenderci sto Andiamo a cavallo riprendere e mangiare qualcosa, direi. i. ho finito tutto, sai. Una Finito perla dell'Ender nella carne. tutto. È devo ancora. proprio organizzato da Dio. Devo ancora È una d'assistere. Ender perla. Vabbè. Non Cos'è quella guagna. roba là? È Cosa? roba là. In Quella là. ombra. Quella roba là, in ombra. Quella. Cos'è? Quella lì. È una rupe che sto creando, scoprirete seguendo la serie che rupe sa sarà. La rupe. Una rupe, fidatevi. Ci sto passando un'eternità perché adesso, orco, siamo senza. Cioè, non ti è neanche finito quel castello lì enorme. Sia il prossimo. Qua mi Vacca boia. serviva giusto un po' di grano perché voglio fare una pixel art e quindi devo avere tante belle pecore, quindi a random distruggiamo l'universo. Così farò questo. Pensati quanto qua che era una montagna, ho scavato tutto. Ma perché te scavi una montagna piuttosto che catarti una pianura? Perché la massa fatica sta lì a catare le pianure. Eh sì. Mia fatica è buttare una montagna intera. No. No. Senza TNT a man. Poi vorrò. A man. Era roba bella le a man. Poi la farò anche automatica questa qua, poi la trasformerò in Beh, auto in adesso ti semi-automatica, fai un po' di cibo. diciamo. Ti fai un po' di cibo adesso, un po' di panetti. Oh. Devo dire che ho finito la. Ma almeno mi fa i miei panetti, sto qua lo uso solo per la pecora. Ma fate il panetto, no? Così te mangi e ti sei a posto del cibo. O no? Ma non so se me ne basta ste qua Sì che le per basta, basta due ne basta, mi fare. pare. Cazzo hai avuto te? E vuoi Tira. grano? Te tiro, to, avuto l'uovo, to, ciapa. Andiamo Va. a bondo e ci parlo.
Allora, mentre andiamo, vi cantiamo la canzone del villaggio dei villaggeri. Bene. E quindi pronti? Partiamo con un do. Noi siamo qua, noi andiamo e costruiamo, noi siamo dei villaggeri, noi siamo dei villaggeri che villaggiamo, noi vendiamo villaggi, noi. Quella lì è la ferrovia. Noi vendiamo villaggi con del vitto ma non alloggio, e quando bagga non ci troverai, perché tu solo scapperai. Fuggi via da qua, lascia in pace i nostri villaggi. Là ci sono degli scheletri che ci minacciano qua. Noi andiamo nel villaggio, noi prendiamo tutto quanto, sai che dov'è la pista che passa il treno prima di te e ti porterà in quel villaggio che non sai dov'è. Tutti sanno che c'è un villaggio solo per te. Tutti sanno che c'è il villaggio dove nessuno sa dov'è. Ma se segui il treno, lui ti porterà là. C'è un creeper! Ciao bello! Ciao! Così in questo villaggio solo soletto sarai, circondato da zombie e scheletri malvagi che ti porteranno via da qua. Ma noi sapremo che in questo villaggio tu solo ci sei e ci salverai col tuo nome e ti porterà la gloria con quella spada di legno che c'hai, perché costa troppo farla in pietra e povero son. Siamo arrivati qua. Com'era la canzone dei villaggeri? Bella. E quindi si conclude qua la prima parte della canzone. Il nostro cavallo! Ciao, piccolo! Tre, E su noi il cavallo che noi, questo è il nostro cavallo. Sulla furia noi andiamo e cavalchiamo il deserto. C'è uno zombie che vuole bruciando. Mi son perso ancora, mi son perso ancora, mi son perso, ma dove andrò? Noi andiamo di qua, noi andiamo di là, con il ferro in mano cavalchiamo la nostra furia del West. E nessuno ci fermerà. A parte una pecora. Ciao pecora! Guarda quanta vita c'è sto cavallo. Ne ha più di te. È vero. Se vuoi cavalcare un cavallo, devi prepararti perché capace non sei, se saltare non puoi, ma solo lui ti aiuterà a fuggire via da qua. Noi andiamo
Noi cavalchiamo senza sosta e senza timore, noi siamo qua, torneremo gloriosi e vittoriosi noi. Noi saltiamo, noi andiamo, tu solo sai dove sarà la ferrovia, e va di là, verso casa noi andiamo. Forza andiamo, forza andiamo, forza andiamo, vinciamo noi. Siamo qua, siamo là, forza dai. Eccoci, siamo qua, ormai arrivati là. C'è uno zombie sotto l'acqua che affogherà. Ma un giorno il cavallo disse me ne andrò e mi incastrerò tra le foglie delle fronde. Come fare andarmene non so, io incastrato sarò, ma non so come uscirne di qua. E un giorno noi andiamo dall'altra parte della montagna, cavalcando senza problemi un ragno. Noi continuiamo a trovare la strada che nessuno sa che ci incastriamo. E allora un giorno dentro l'acqua noi andiamo, affogare non possiamo, invincibili noi siamo, il cavallo se ne andrà. Dov'è la striscia di terra che collega a casa mia? Se la trovassi porterei anche tua zia, ma non la vedo proprio più. Dov'è? Eccola lì, forse giù. Se continuassero ad andare in mezzo al mare, il cavallo sta affogando insieme a un creeper. Ostrega santa. Il mondo allagato non si sa quanto affogherà il cavallo, non lo so. Eccoci qua, abbiamo trovato chi è là. Forza cavallino, corri di là. Guardate là i creeper, ci sono. Uno scheletro, porca boia. Fuggiamo da qua, fuggiamo da là. Cavallino, restatene lì, non far niente di più. Aiuto, fatemi salvar il mio cavallino. Dov'è finito? Guarda che ti vedo, sei di là. Io giro di qua. È una fiamma sospesa, beh. No, guarda lo scheletro, lo vedo là. Lui mi cerca, dov'è? Il cavallo è là. Muori infame, se avessi un arco ti strapperei quelle corde vocali. I creeper mi guardano dall'alto del cielo. Ma dov'è il cavallo, questo bel cavallo, a dove sta? Muoviti a venire a riva, infame! Ia! E quindi vediamo, guardate lì, ci lasciamo con la casa delle ceste. Intanto se riesco vado avanti e la finisco, per il prossimo episodio dovrebbe essere finita. Quindi un saluto a tutti, un saluto elettrizzante, ciao!